Grandissima richiesta, dopo aver provato personalmente la challenge dei 100 tiri, inizia il super campionato della 100 tiri challenge. In cosa consiste? Chiamerò calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darò a loro a disposizione 100 tiri, non uno in più, non uno in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andremo a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riusciremo ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi vincerà questa speciale classifica? Lo scopriremo piano piano. Commentate qua sotto con chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge. Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Quest'oggi 100 tiri challenge con Michael Casanova aka Bella Gianda. Verifichiamo. Allora, innanzitutto veramente grazie per essere passato qua. Grazie a te per l'invito. Ti seguo, sono un grande fan. Anch'io ho il meme di dire sempre verifichiamo. Quindi oggi dobbiamo verificare quanti gol farà la 100 tiri challenge. Io sono venuto a verificare se è tutto regolare, se le distanze sono veramente 16 metri, se la porta larga giusta. Quindi vi assicuro che è tutto regolare. Io voglio soltanto dire questo, che ti vedo un po' teso, sì, perché non giochi a calcio da tantissimo. Ma raccontaci un attimo di te, perché io so che tu eri un giocatore professionista. Cioè tu giocavi nel Milan. Ho giocato nelle giovanili del Milan quando avevo 11-12 anni. Poi mi sono spaccato tibia perone, 12 viti e una placca di 13 centimetri. Poi sono rientrato in Svizzera. Perché tu vivi in Svizzera? Sì, sì, io vivo in Svizzera. Ma sei nato? Sono nato a Lugano. Ah, tu sei proprio svizzero? Sì, sì, svizzero. Ok, ok, ok. Svizzero, ma noi della Svizzera italiana siamo molto affezionati all'Italia. Okay. Cioè siamo più vicini all'Italia che non alla Svizzera interna. Però siamo orgogliosi di essere svizzeri. Infatti, questo anche qua volevo... Milan. Solo Milan. Dopo quindi... ho continuato nel settore giovanile del Lugano. Questo quando avevi quanti anni? 13-14 anni. Ok, quindi fin da piccolo. Sì. Sono arrivato fino in prima squadra. Non è che avevo così tanta voglia di giocare a calcio, onestamente. Poi mi è venuta piano piano. Gli altri mi dicevano che ero bravo. Io non credevo tanto in me perché stesso. Perché ricordiamo che lui faceva il portiere. Sì, il portiere, sì. Infatti sì. Sei altissimo. Quanto sei alto? È 1,89 col ciuffo 1,90. Ok, 91. Sì, sì, sì. Dipende quanto lo tengo lungo. Quanta lacca metto. Il calcio è diventata poi la mia passione e la mia ossessione. Volevo arrivare lontano. Quando mi sono accorto che per problemi fisici non potevo arrivare dove volevo arrivare, ho deciso di lasciare completamente per un'altra fermato? Strada. E mi sono fermato quando mi hanno diagnosticato un problema alla testa, al cervello. Praticamente il nostro cervello è fatto così, simmetrico. Queste sono le arterie principali. Cavoli, sono accorti che da una parte, quella destra, manca un'arteria. Okay. Mi sono spaventati. Vabbè, cavolo. Cioè, pensavano ma che... come hanno fatto ad accorgersene? Perché io ero anche soprannominato kamikaze quando giocavo in porta. Un po' come Ragnar. Come Ragnar. Quindi non avevo paura, mi buttavo sui piedi, prendevo tutto quello che c'era da prendere. Più delle... colpo la testa. E più delle volte mi svegliavo in ospedale con commozione cerebrale. Una volta mi hanno fatto la risonanza magnetica e sono spaventati. Guardando la risonanza, se uno non sa nulla di quella persona, pensa che la persona o è morta o ha delle disabilità importanti. Tu tuttora hai questa cosa, quindi? Sì, sì, ce l'ho. Però ogni anno faccio una risonanza magnetica ed è rimasto uguale. Se dopo 10 anni la situazione è uguale, non è peggiorata, vuol dire che magari è dalla nascita. Però non la sapevo questa storia, sai? Però nessuna lega si prende il rischio di farmi giocare con questo problema. Cioè un po' come quando ci sono giocatori che hanno problemi al cuore. E quindi ho dovuto lasciare e mi sono fiondato mondo social. E più che altro università prima, scienza e comunicazione. Contemporaneamente sono stato preso in radio. Sono speaker radiofonico a Radio 3i a Lugano. E conduco il morning show, che è la fascia oraria più importante della radio. E poi mi sono tuffato sui social. E in tutto questo è Bella Gianda. È Bella Gianda. Durante la pandemia non avevo niente da fare e ho iniziato verifichiamo. È nato così. Mamma mia. Allora, tra l'altro, oggi siamo qua alla 100 tiri e ti devo presentare il portiere. Signori, l'hai chiamato prima il portiere kamikaze, te lo presento. Eccoci qua, signori, sotto il cielo Rozzano. Per la prima volta Rozzano. Cambiamo sfondo, scenario. Vedremo. Oggi ti posso urlare barbone? Quando vuoi, devi, guarda. Perché io alla fine dei miei video dico sempre barbone. Allora oggi devi farlo continuamente. Anche perché guarda qua, più di lui. Barbone. Signori, sai che adesso la gente ha un obiettivo. Deve arrivare dopo un tot. Quindi top 16. Abbiamo detto che secondo noi la top 16 si aggira intorno ai 30. Sarebbe secondo bello. Me, se superi 30, bello, se superi 35, secondo me ti posizioni sicuro. Però non gioca da tanto, ha detto. Non gioco da tanto. Quindi però, mettiamo detto... qualcosa in ballo allora. Se non arrivo nella top 16 mi faccio i capelli rosa io. L'hai detto, vabbè, eh? Vai, aspetta che smezzo, vai, datemi la mano che smezzo. Ma io non so cosa scommettere. Ti fai la barba blu. No, blu, la barba non si può toccare. I capelli rosa li fai tu. Oppure ti fai di nuovo la boccia. Allora, Mike, io intanto vado con la cabina di regia che intanto presento. Signori. Siete raga?
Vi ho presentato. Ah. Qua siamo qua, ragazzi. Posto fisso della cabina di regia. Oggi cabina di regia incredibile. Sergio e Chris Laway. Oggi bella gianda, devi stare molto attento perché saremo severi. E facciamo i pronostici. Quanto fa? Secondo me da portieri a un buon calcio, secondo me 25. Almeno. Occhio a me. 17. Io vado uno in più, 26. 26. Il tuo compagno svizzero dice grazie, 26. Grazie, Chris. Onde evitare scommesse perse, non facciamo superare i 30. Quindi per loro io ho i capelli rollo già. Ah, già adesso. Sì, perché sarai fuori. Io li vado a raggiungere. Ci vediamo tra 10 tiri, Mike. Mi raccomando. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Anche se buona fortuna. Condoglianze. Vai, occhio ai capelli rosa. La sfida è partita, Mike. Vai, bro. Parti bene, vai, vai. Vai, bro. Vai, bro. A quanto è vicino? È giusto. A 35. No, tu ormai rimani. Io devo dire il pronostico. Secondo me 31. Ritiro 17. Va bene. Ci sta. Sta tryhardando. Bravo, ragno. Ha provato a piazzarla. Qua. Bravo, ragno. Non è vero. Bello. Gran gol questo, eh. Wow. Aspetta che lo guarda fino all'ultimo. Oh, gliel'hai chiamato. Questa è alta. No, questa è gol. Minchia, la sotterra. Comunque è uno dei pochi che riesce. Forse soltanto tu eri l'altro, Sergio, che riusciva a tirarle forti ma era sotterra. Però sai che il consiglio è difficile. Questo consiglio gliel'ho dato io prima di iniziare la challenge. Sei tu allora. Ciao, so, il suo procuratore svizzero. Sì, Ragnar, dove ma oh, siamo a 4 al primo giro, Ma dato che non ti ho da fare, verifichiamo. Ho preso a pallonate, Ma 5. Questo lo sbaglio perché abbiamo sconcentrato. No, segna anche questo. Mamma mia! Raga, siamo a 6. Superali tutti a sto punto, bro! Facciamo un po' di allenamento intanto. Mamma mia! No, Chris! Attenzione! Attenti, Chris! Sto male, però. È apparenza. È botta di culo. Complimenti per aver tirato a porta libera. Cos'è successo? Oggi campo nuovo. Devi sapere che questa è la prima volta che facciamo il campo qua a Rozzano, da me alla Ussa. Sì, però è un cuscinè, cioè. Bello, top, Cioè, top. Non puoi lui si sta tuffando in questo momento su un piumone. Però tu stai facendo una tecnica di tiro? Cioè, stai usando una tecnica. At minchiam. Si chiama at minchiam. Ed è quella lì che tipo. Tu non sai dove tiri. Esatto. Alcune volte io dalla torre in costico, vabbè, questa tira alta, invece fate la mezza all'angolino, quella lì, poi quello lì. Quindi complimenti, continuiamo così. Oh, vogliamo infrangere i record, Vogliamo infrangere i record. Bello. Poi oggi è venerdì santo, quindi mi aiuterà anche. Ah, ok. Sopra. Si può infrangere il record della 100 tiri? Verifichiamo. 7 su 10, Ragnar. È un po' preoccupato, scarico. Lo vedo preoccupato. Invece Mike, guarda lì quanto ride. Mi raccomando. Raga, io vorrei un bel record, tipo 60. Divento matto. Non capisce Ragnar perché gliele tira qualcosa. Gliele tira la sotterra fortissime. No! Sergio, tu che l'hai fatta? Come lo vedi? Allora, secondo me tutto. Calcia bene. Il problema è bene. Fino a quando rimani la gamba, qual è il problema? Oh! Ale, iniziamo con i rinvi. Non sconcentratemelo! 8 gol. Eccolo. Oh! Va bene, dai, bravo, va bene. Questo qua l'hai battuto come un rigore, Mike. Tiri semplice, guarda che la mette in angolino, Bravo, Daniel. Bene, va bene. Alta. Bravo. No, ma l'ha tremato la porta, Bel tiro. Ha tremato. Gli ha fatto 7 tiri, gli ha fatto 7 gol al primo giro, Oddio, bravo. E c'ho questo gol. Bravo Ragnar! Chiudi gli occhi quando tiri. Non chiudere gli occhi. Verifichiamo se si può fare. Non me lo sono mai chiesto. Ho visto che c'è da fare, verifichiamo. E allora! Bisogna verificare! In corsa lunghissima. Metterà tutte dentro. No, bravo Ragnar qua, bravo. Ecco, bravo. Bel tiro. Bravo. E bella risposta. Ho bisogno del balsamo di tigre, ragazzi. Arrivo io, scappo. Si deve mettere il balsamo di tigre. Bro, allora. Vai, dimmi. Stai andando bene, iniziato bene. Sei partito veramente bene. Hai ascoltato il mio consiglio? Sì, rinvio ma basso. Rinvio basso vince. Riparti come all'inizio, secondo me perché è una bomba, bro. Sei a 9 su 20. Lo so. Tu sei venuto qua tenendo il profilo basso. Io credo tanto nella fortuna, sai. Poi dicevo prima a J-Pata, oggi che va in onda il video, è venerdì santo. Ci siamo
molto credente? No, no, no. Però, no, sì, sì, sì. Tu, Chris, sei credente? Sì, sì, ci credo. Voi siete credenti? Signori, io credo. Bisogna avere fede. Ecco. Soprattutto in situazioni di buio. Tu credi? Sì, credo, credo. Va bene, avrai avuto comunque momenti difficili, soprattutto nella tua carriera da calciatore. Io mi sono rotto di tutto. Tibia perone, le due spalle, il naso, il polso, dentro una vita nel polso, cioè sono spaccato di tutto. Tutte le volte però sono riuscito, diciamo, a riprendermi, a parte l'ultimo della testa, che per una questione proprio legale. Ma quando hai scoperto quella cosa lì? Niente, ti crolla il mondo addosso, però diciamo che io ho sempre vissuto le cose negative come un'opportunità, nel senso che tante volte poi mi guardo indietro e quel puntino negativo, dopo un po' di anni o dopo un po' di mesi, ti accorgi che quell'evento lì ti ha permesso poi di fare un'altra strada. Le cose accadono per un motivo. Io credo sempre nel destino. Quando uno mi dice in cosa credi, io credo nel destino. Sono del tuo stesso parere, della tua stessa opinione, nel senso che secondo me le cose devono succedere, poi devi essere bravo tu a farle succedere. Cioè, sai come si dice che il successo è quando la bravura incontra la fortuna. Sì. C'è tanta fortuna e certe cose devono succedere per permetterti di... Altra cosa che si dice, voglio fare le frasi fatte. Vai, vai con le frasi fatte, vai, vai. Quello che non ti uccide ti fortifica. Sì, sì. È vero però, io lo sto vedendo banalmente nel mio piccolo con la gamba, Chris. Cioè, anche te comunque nel tuo stesso video su YouTube l'hai raccontata la tua storia. Ognuno di noi viene da una storia di riscatto. Certo. Che ognuno ha le proprie battaglie, le proprie sfide. Chi sotto il lato fisico, chi sotto il lato emotivo, chi sotto altre mille cose. Però ognuno viene dalla propria battaglia che sta facendo internamente o esternamente. Ci farei un bel podcast su questa cosa, mi siederei qua a parlarne. Nudo. Vuoi fare un podcast? Nudo. Nudo? Comunque non so se reggi la gamba. No, no, Mike, devi continuare. Mi fa male qua, proprio qua, qua dentro. Ma il muscolo? Sì, sì, il muscolo a tirare, sa che... Ma adesso... Inizierò a tirare di... Ma invece io volevo chiedere, adesso che c'è Chris, poi ti lascio andare, giusto una roba, ma il calcio svizzero cosa cambia da quello italiano? Tu che comunque ci giochi adesso e tu che hai giocato in una squadra professionistica. Ma cambia, diciamo, l'attenzione mediatica, a parte il livello. Se giochi in Italia diventi un vero giocatore, se giochi in Svizzera... Ma si sente questa cosa lì? Cioè non ti cambia la vita, nel senso guadagni bene, adesso in questo momento se sei un giocatore di Super League guadagni bene, però non da cambiarti la vita, ecco. Però la Svizzera dal canto suo comunque ha grosse opportunità... Cioè a livello di nazionale fa molto bene. Mike, ti lascio continuare. Grazie. Siamo a 9 su 20. Ah già, prima che c'è il balzi. No, poi me lo metto negli occhi. Infatti non vorrei che... Testa, eh? Gabriele, non preoccupare. Tanto che nel momento in cui si scarica lui mi carico io, non ti preoccupare. Mike, terzo giro, eh? Dai, 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 dai. Mi raccomando, quello che ci siamo detti. Oddio, rinviato. Va bene, va bene. Questa tecnica... Subito il 10, dai. Oh, dove è andato, ragno? Questo è colpa nostra. Bravo. No, 11. Bello. Oh! Bella Jan. Bello. Madonna mia, ma di Gaiaro! Forte. Madonna, ma raga, ma sono difficili sti tiri da fare. Pecca. Buona. No, come l'hai presa questa? Di mezzo esterno. Questo è rinvio di Onana. Questo è gol. No. Trentesimo tiro. Ma come l'ha calciata? Ma sereno così. Come l'ha calciata questa? Sergio, devi andare tu a dare due consigli. Andiamo, Sergio. Balzo litiga. Mi hai detto che c'era Nana che mi massaggiava invece. E invece ti ho portato Sergio. Sergio, no, ma devo fare il massaggio. Sì, ma dai, fai zio Tano. Tu fai il massaggiatore nei tuoi video, no? No, non l'ho mai fatto. Dovresti inventarlo. L'ho fatto solo una volta che perdeva tempo così con Rema. Com'è sta gamba? Non lo so. Ce la fai a... Vediamo, vediamo. Ma il bello 15 su 30, eh? Nessuno se l'aspettava. Nessuno. Patacchietto 17. Ma riusciamo a battere sto record o no? Che record? Ma sei pazzo. Verifichiamolo. No. Non me lo sono mai chiesto. Ma visto che oggi non c'è niente da fare, verifichiamo. Ma sai cosa mi fa ridere? Poi che la cosa delle chiamate e vai tipo nelle case. Ma sì, come sì. E non ci sono mai. Alla fine a volte mi danno anche indirizzi, sì, sbagliati, sì. Io vado, mi è capitato che io, sai che lavoro in radio, sì. Sono andato in una zona dove c'erano abbastanza persone ricche, quindi tutte villette con la telecamera. In radio mandano un video. Beh, ma questo qua è casa nuova, perché mi hanno filmato davanti a una porta. Evidentemente non era quella di un influencer e volevano chiamare la polizia, quindi hanno inoltrato il video della telecamerina alla polizia. Un casino. Pensa che volessi rubare in casa. Non lo so, perché io vado lì, tento di suonare e verifico, ma è verificato, mi sa, alla persona che non voleva essere verificata. Una volta mi hanno anche arrestato. No, come ti in Svizzera la polizia è un po', diciamo, rigida. Un anno e mezzo fa avevo urlato barboni alla polizia e niente, mi hanno tac
tac, manette, mi ha messo dentro. In serio? Ma perché però io ho dato barboni alla polizia? Ehi, perché era una challenge. Mi hanno detto, prova a dire barboni alla polizia. E io l'ho detto. E poi come? In carcere, scusa? No, dopo in realtà su TikTok e su YouTube ho enfatizzato la cosa, facendo credere che fossi stato dentro per tanto tempo. Poi appunto lì abbiamo usato la strategia della fake news. Volevamo far credere che stessi dentro per 3 o 4 mesi e siamo riusciti a farlo credere. Tu quindi per la gente sei stato in carcere? Sì, per quattro... Okay. Per dimostrare come comunque sul web circolano un sacco di notizie false. Tu puoi costruire quello che vuoi, è un po' come se tu fossi un regista di un film, del cinema, tu puoi costruire quello che vuoi. Io per la gente ho giocato in Champions, quindi... infatti, anch'io ci credo. No, io ho fatto la panchina. Sì, sì, ma la gente pensa che io ho giocato in Champions perché sono forte. Vabbè, fa altri 15. Bocca al lupo. Grazie, sono contento che sei venuto a trovarmi. Sono venuto qua apposta perché non potevo perdere Bella Gianda. Però vorrei capire cosa c'è nella borraccia, cioè hai dentro tipo... Dopo te lo faccio massaggiare. Perché ho bisogno di un po' di energia. Allora, con la bene, pozione magica la, di Ara. Te la prendo. Da 31 a 40. Sono in hype adesso. Bella. Bella. No! No! Bravo. Dai, Ragna. Stesso gol. Va bene. Vabbè, va bene. Ma ci sta, oh! Bravo! Bravo. No, adesso lo fa, adesso non è possibile. Calma. Senti, i cormorani sono. No! No! Dai, se prende gol divento matto io, eh. Sì, io glielo fa adesso. Lo blocca ancora. Bravo! Meno uno. Calma! Qua parte una sassata, raga, secondo me. No! Sì! E Ragno! Va bene, va dai! Bene. Ma si tira alto. Mano in mano! Mano in mano! Dai che lo fai, lo fai. Bella Gianda. Bello! No! Appena tiro un po' forte o male, cazzo. Buono. D'altronde c'è anche la stanchezza che subentra. Bravo. Io in certe situazioni bisogna soltanto rimanere calmi dal mio punto di vista. Devo soltanto capire, aspettare e agire. Uno può iniziare bene, come può iniziare male, ma vale per entrambi. Io devo dire che ho tanta stima di te, veramente. Grazie. Cioè, grazie. E devo anche sviolinarti un attimino, magari entro nel tuo grazie. No, dai. Vabbè. Tipo ti do anche la bustarella. Bustarella, ma io solo con quello mi sfamo, io solo col pallone mi sfamo. Però vabbè, hai trovato la tua tecnica. Il punto è quanto riuscirai a reggere questa tecnica qua. Arriverò alla fine. La crema sta finendo. Detto questo, signori, io non c'ho altro da dire. Tu vuoi dire qualcosa? È una bella sfida. Devo dire, Ragnar, io che vabbè, ho giocato in porta, sei un ottimo portiere. Grazie, nonostante che non sono partito benissimo. No, però, vabbè. La cosa difficile, se lo dico, per un portiere, quando c'è qualcuno che non è così bravo a tirare e non sai bene dove tirare, è più difficile perché non sai come si corre. Se prendi la porta, non riesci a leggere il movimento del corpo. Chiaro. E nel mio caso, io all'inizio ho tirato un po' a caso, è entrata e lui per lui era difficile. Detto questo, io torno in porta. Tu stai qua a curare. Vai, Ragnar. Dai. Ci sognare. Sì. Parte col gol. No, anche giocare un po' prima. Bravo. No. Bel gol. No! Ma dai, no. Ma cosa vuol dire doppio palo? Eh sì, signori. Conta Ragnar. 2. Questo è gol. Sì. Eccolo! Sono io Jay Penguin. Anch'io l'ho visto. Bello questo. Comunque lo vedo concentrato. Non c'ho vale, ragazzi. Mamma mia. Ragnar, come gli buca le mani. Fare questi errori. Porca la grande. Bello. Bravo, raga. Calma. Bello. No. Ha trovato quel piattone lì sotto il 7. Ancora là. Ma c'è sto. 22 gol. Quanto li dicevo? Tu hai un po'. Hai un mio. Bella Gianda, Mike. 22 su 50, Tra l'altro hai cambiato anche tipologia di tiro. Non posso più tirare di collo forte. Ma tra l'altro mi sento. Ma di che anno sei? 89. 89 come Ciccio Gamer. Quindi quanti come... anni hai? 33. 33. Come. Sì. Ah, cavolo. Tu quanti ne hai? Io 24. E sembri molto molto più saggio di me. No, saggio no, ma va, è la barba. È la barba. Sai cosa? Ecco, lo posso dire, non l'ho mai detto, tutti mi dicono, siete un ma tagliati la barba. Io invece sai cosa voglio fare? Presente? Vabbè, sì. Simon Kier. Sì. Che tipo, ti ricordi quando sei infortunato? Sì. Che ha detto, non mi taglio la barba finché non rientro, voglio fare la stessa cosa. Perché così poi io ho il content che mi taglio la barba e rinasco. Tra l'altro, 50, io dico sempre, adesso da 50 a 100 la challenge cambia. Tu magari inizierai a calare un pelo, il portiere sale. Mi raccomando, continua così come stai facendo.
dicendo, hai cambiato la tipologia di tiro, sì. Però con questo nuovo tiro hai fatto i gol clamorosi. Sarebbe clamoroso se mi bloccassi adesso, giusto? No. Cos'è che potrebbe accadere se mi dovessi bloccare adesso? La gente rosicherebbe. Sì, rosicherebbe tantissimo. Perché avrei tanti hater dopo, giusto? No, tanti hater no, però tanto dispiacere, sì. Perché sei un bravo ragazzo, tutto quanto, ha raccontato la tua storia, stai facendo bene, quindi la gente tifa te. E allora Mike, continuiamo. Oh, grazie ZW. Dai. Oh raga, 50, eh? Let's go! Vai! No! Beh. Io però c'era questa tipologia di tiro, eh. Oh, 23 come Michael Jordan. Eccolo qua. Bello. Eccolo! Bravo! Bravo! Bella! Bello anche questo, 24. È tornato. Tanto prego, eh. Ah, vabbè, l'ha letta 3 ore prima questa. Sì. Bravo. Era già lì così. Vai! Bene. Attenzione, lo skip alto. Vai, raga, la rincorsa da Simone Zazza. Clean sheet per il perdono. Bella Gianda. No. Però lui è il lato opposto di Ragnar. Mamma, è la nemesi di Ragnar. Niente skip. Ha fatto skip. Niente skip. No, niente skip, niente, ciao. Va bene. È perché non hai fatto lo skate. Però è partita bene. Oh, attenzione. Sì, eccolo. Non può mai sbagliare, ragazzi. Non può mai sbagliare. Ormai è automatico. Ma poi va così. Non può mai sbagliare se fa lo skate. Non esiste. Madonna mia! Facciamo una prova, prova a non fare lo skip per una volta. Balsamo. Poi salta fuori che è doping, ti immagini? Farebbe molto ridere. Libertà. Sta andando bene, eh? Sì, ma perché voi mi portate fortuna. Manca sempre meno, bro, e lo skip. L'unica cosa, secondo me, voglio chiedervi, mi portate a casa, perché io non riesco poi con il gas, sarà impossibile. Mi portate a casa. Ma c'è l'aereo qua, eh? Hai l'elicottero. Allora, adesso è la parte più difficile, sono gli ultimi tiri. 40 tiri, devi fare 10 gol almeno. Almeno 10 e se ha sulla top 16. Speriamo, dai. Dai che ce la fai sta gamba, dai. Non ho mai visto massaggiarsi così tanto una gamba, stavo giurando. Dai, bocca al lupo. Nessuno ti fa da te. Oh bello! No ragazzi! 29! Maroni saltando! Ricorderei la sfida 30. Ah, attenzione, perché è vero! Sono a un gol dai non capelli rosa. Per il 30esimo! Bravo ragno! Beh, no! Rompe l'incantesimo! Eccolo! Questo è bello! No, non può mai sbagliare. Ma è impossibile, bro. Bello! Trentesimo! No, non può mai sbagliare, mai. No, beh, bello. Non può mai sbagliare, neanche questo. Mai sbagliare, mai. Oh, no! Dio! È stato fortunato adesso, che è andata fuori, Mamma mia, lo frega! Ma ormai l'ha capito, Ma bro, che eleganza c'ha? Mamma mia, è totale, fra. Rabiù. No! Che eleganza c'ha? Skip micidiale, basta, rete, non ce n'è per nessuno. Mamma! Provo a fare uno skip della Madonna, bro. No! È venuta. Attenzione perché è un triplo skip. È un triplo skip. La forza dello skip. Guardiamo, Quanti gol posso fare con lo skip? Verifichiamo! No! Sto giro qua non ti farei dire nulla. Non mi sono mai chiesto quanti gol riesco a fare negli ultimi 30 tiri. Ma visto che oggi non c'è niente da fare, verifichiamo! Top 16 penso che ci siamo. Adesso però saliamo. Quanto siamo? 31? 31 gol. Oh, Madonna. Fa impazzire. Prete. Vai alta. Secondo me si stanca di più a fare lo skip che a tirare. Però lo skip lo scioglie, vedi, Rete. No. Attenzione! Vabbè, attenzione! Dai. Ma cosa attenzione? La parola di quel gesto! No, cos'era? Balotelli. C'è. Attenzione! Hai tutta la Svizzera che ti segue. Questo è il tiro della tigre. Da solo. È tutta un'altra sfida. Sì. Sì. Ciao. Questo è il tiro da riscatto! Bravissimo! È un'altra sfida adesso. Gol finita, dai. Ciao. Bravo! Va bene, dai, va bene. Calma. Vai Ragnar, difendi record. No! Bravo! Ci arrivo! L'ho visto. Attenzione! Ma no, come è partita attenzione. Questa? Attenzione! Mike, stai ritirando forte, eh? Pensa a Lorenzo che ne aveva una di gamba, non devi mollare! Bravo. Buono! Difendimi! Bella pata. Eccolo! Gli anni di Gesù! No. Hai voglia stare su con le gambe, Però vabbè, bella tecnica. Ah, non ti ho ancora detto barbone, cavoli. Vero, è la concentrazione, è la concentrazione. Dopo ti dico barbone, allora. Signori, è arrivato il momento. Togli i guanti. Sì, è arrivato il momento. Ah, di accendersi. È arrivato il momento. Io tolgo le scarpe, allora. Vuoi farlo, sei sicuro? No. Meglio di no. Ecco, scoppiato. Gol. No! Bello!
cazzo. Quello è impossibile. Verifichiamo se i guanti non ti hanno fatto prendere la palla. Ciao. Bella! Metti i guanti, va. 35, mettiti i guanti, va. Ragnar. 36, adesso si va a prendere pata. Cazzo. No. Meno male, godo, godopoli. Calma, centrale, centrale. Col batter senza guanti. Centrale. Allora, alza, lo alza. Lo alza. Ora, attenzione. Skip alto per il 36esimo. Buono, 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 buono. Beh, facile, dai. Se non mi supera è un miracolo. Attenzione! Vabbè, attenzione! Pata. Basta, togli la macumba, pata, togli la macumba! Vai, Ragnar! Tutta Rozzano con te! Vai, Mike! Sì, tieni, cazzo! Jackson! Jackson! Tieni, tieni. Jackson! Prega! Guarda, 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 guarda! Vai, Sergio, chiama! Tieni, Ragnar! Te lo faccio! È a 36 ancora. È questo che è. Verifichiamo! 37! E si va, raga, e si vola! Gli ultimi 10, raga, andiamo tutti! Siamo a 37 su 90, ti ho portato tutta la banda! Senti come profuma di balsamo! Di Arno! È vero! Che buon odore, bro! Oh, che poi non salti fuori che è doping, eh! Ah, no, no! È anche se fosse! Ma perché non c'erano antidoping al 100 tiri? No, no, non c'erano! Se no mi beccavano! Nessuno si aspettava una prestazione del genere! No! 37 su 90! Dopo la prima decina, la prima ventina, c'è chi urlava al record! Record adesso lo sguardo è stato un po' più cupo. Questo è il CEO di Rozzano. A me non importa. 37 gol. A me non importa nulla. L'importante ormai è che la gente non supera il record. Guardate là, guardate là. Provo a schiacciare il piede con la stampella. Guardate là. No, 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 neanche sto guardando. Signori, no, non servirà il dolore fisico. Ho parlato anche con la spalla. È inutile tirare stampellate. In bocca al lupo e spero che riuscirai a superare il più possibile. Che c'è davanti? Se fai 10 su 10, raggiungi il tank Dennis. Allora, io quello che dico è adesso è importante che lui sia nella top 16 laterale sinistra. Eh beh, fa differenza. Poi nelle due urne pescherà quelle della parte destra. Sì. Tipo potresti pescare un Gabriele Testa. Tu sei a destra? Certo, ho guardato ieri con Gabriele Testa, raga, questa è però strategia. Ci sono altri giocatori che proveranno, sì, giusto? Stanno per finire, eh. Basta la matematica, qua bisogna concentrarsi per gli ultimi 10. Bro, gli ultimi 10. Mi va di collo? Come di collo? Sì, ah, pensavo. No. Testa, bro, gli ultimi 10 di collo, eh. Noi ti fiamo a te, lo sai. Lo sento, io sento energie positive da voi, ragazzi. Dai, grande Mike. Grazie, grazie. Da 90 a 100! Let's go Mike! Magic Mike! Oh. Magic Mike! Io sono con Ragnar, ma questa serie, bro, sono con lui per superare il tanka. Herman Dennis. Vai tanke! Vai tanke! Oh. Oh. Quanto mi cadono i gol da picca. Si ferma, pack. Dobbiamo toccare i 40. Skip basso, eh. Però! Bella Gianda! 40esimo gol! Tallone bravissimo. Segna bella Gianda. No! Sfondata la perché bisogna tenerne conto lo stesso. Il collo, per favore. Uno, uno. Il collo. Uno. Dai di collo. Con l'ambulanza è pronta per te dopo il collo. È qua, signori. Ambulanza. Me lo fa. No. Va bene, dai. Bravo. Ma qualcuno, c'è un cecchino, mi sa, qua da qualche parte. Niente, ma si riprende da niente. Bravo, 5 al pallone. È ultimo? Centesimo tiro! Ma lo si facendo di collo o no? Può fare 42? 42 chiude, va bene, dai. Bella Pippo l'ha preso Mose. Anche perché questo è gol sicuro, ragazzi. Super Gianda, bro, d'oggi. Verifichiamo! Grande, si è posizionato bene, grandissimo. Anche voi nei commenti ditelo, non vi sareste mai aspettati. Ma io non so in base a che cosa lo dite. Come si fa a guardare una persona? Voi pensate che io non sia un vero procuratore? No, però io ho studiato, eh. Tutti mi dicono che sono scordinato, che non. Però è efficace. L'importante è l'efficacia, come dico sempre anch'io. 42. L'importante è l'efficacia. 42. 42. Però quando giocavo in porta mi è capitato tante volte anche di fare il secondo portiere, quindi ad allenare l'altro portiere da fuori devi calciare, devi sempre calciare. Cioè,
sei soddisfatto? Sì, molto, molto. Se vuoi posso fare la 100 tiri io con te in porta. Ma magari sono curioso di vederti in porta, sai? Dai. Allora ragazzi, devo dire che bella gente, ha stupito tutto. Penso che nella top 16 ci sei alla stragrande. Beh, ormai alla GT42 vuol dire che Rolando Bianchi deve essere eliminato. E pure io. Pure io. No, ma non penso che matematicamente è possibile. Perché io sono milanista, te sei interista. No. Ex Inter contro ex Milan, potrebbe essere una bella sfida. Allora, niente raga, dobbiamo fare complimenti. Complimenti da parte di tutti. Bravo, bravo, bravo. Complimenti a quello che fate, comunque i video legati al calcio, state facendo una grande cosa. Grazie, grazie, davvero, grazie, mille. Grazie mille. Siete un esempio per tutti i ragazzi. Grazie, grazie. Ha fatto piacere anche quello che hai detto e la tua storia penso che sicuramente aiuterà qualcuno. Niente ragazzi, ci rivedremo. Non ho dimenticato di dirgli barbone. Ma non l'hai fatto una volta, l'hai fatto. Vabbè, tanto ci sono altri 50 tiri sicuro. Ragazzi, mi raccomando, seguite tutti questi ragazzoni, Ragnar, bella agenda. Bella agenda. Sergione, Pata e Chris, iscrivetevi al canale, è rotto 1 milione. Vi mando un grosso bacio. Signori, ci vediamo presto. Vediamo che è il prossimo.